Ciao a tutti ragazzi e ovviamente benvenuti in questo nuovo video. Come va? Ragazzi, come state? Mi auguro ovviamente che stiate bene. Allora, dobbiamo tornare a parlare di una situazione veramente fuori dal normale. Ora voi mi direte, Matt, ma in che senso? Bene, fra poco ve lo faccio capire. Allora, c'è stata un'ufficialità, ok? Un'ufficialità importante che riguarda la Juve, che riguarda le altre squadre di Serie A. Si continua sfacciatamente a insomma, creare questa Serie A malata, e questa è la dimostrazione di quello che sta avvenendo. Fra pochi secondi io vi racconto tutto quello che vi devo raccontare e poi lo commentiamo insieme. Quindi ne parliamo un pochino come al solito insieme, ci scambiamo delle opinioni sull'argomento scelto per il video di oggi. Vi annuncio che sarà un argomento delicato, quindi un argomento particolare, ma fra pochi secondi noi ne parliamo. Perdonate la mia voce. Vabbè. Lasciamo bene, prima di iniziare tre cose molto semplici: l'iscrizione, il solito like, la solita campanellina, sempre delle notifiche per rimanere sempre aggiornati. Mi raccomando, ragazzi, è veramente molto importante. Vi ricordo che se voi non attivate la solita campanellina delle notifiche non vi arrivano letteralmente mai i video, e se vi va potete ovviamente anche seguirmi all'interno dei miei social, e quello è importante. Allora, è ufficiale, anche l'anno prossimo in Serie A il designatore arbitrale sarà Rocchi. Ora, per chi non conoscesse Rocchi, chi è? Rocchi è un ex arbitro che da un po' di tempo a questa parte fa il designatore, cioè il colui che insomma gestisce l'intero affare arbitrale, insomma l'intero contesto, quindi associa alle gare di A gli arbitri assegnandoli alle varie squadre giorno dopo giorno. Bene, negli ultimi anni, dalla nomina di Rocchi come capo designatore arbitro, ci sono stati dei problemi enormi in Serie A, errori che non si sono mai visti e soprattutto errori enormi sotto tutti i punti di vista, cioè errori veramente una dimostrazione che veramente gli arbitri condizionano la partita. Ora, io non ho mai parlato di arbitri sul canale, raramente ho parlato di arbitri, ho parlato di mafia, ho parlato di sistemi, ho parlato di dirigenti, ma raramente ho parlato di arbitri. Però stavolta ne devo parlare per forza. Sono 3-4 anni che la Juve viene penalizzata fortemente negli episodi arbitrali, e certamente non è quello il motivo per cui noi abbiamo perso negli ultimi anni varie cose, perché noi siamo stati una squadra che negli ultimi anni ha avuto un sacco di lacune, i giocatori non erano all'altezza, ma ci sono stati dei momenti all'interno delle partite della Juve in cui sono arrivate delle decisioni davvero ridicole. Mentre in partite di un'altra squadra, i nostri cari campioni d'Italia attuali, indebitati fino a qua, praticamente ci sono stati degli episodi costantemente a favore. Ora, è normale che io non voglia certamente presumere che questo sia stato fatto apposta, ci mancherebbe altro, nessuno di noi lo pensa davvero, giusto? Ma certamente, dopo tutto quello che è accaduto negli scorsi anni, mi sembra quantomeno ridicolo confermare Rocchi alla guida. Cioè, io trovo che la conferma di Rocchi come designatore arbitrale sia proprio proprio l'ennesima, proprio stupidaggine di questa federazione, perché io dico una cosa: a prescindere da tutto quello che si può dire, gli errori in campionato quest'anno, cioè la classe arbitrale è mediocre, punto. In Italia la classe arbitrale del campionato di Serie A è mediocre. Poi possiamo parlare fin quando vogliamo di come la Juve ci abbia problemi, di come l'Inter sia più forte attualmente, assolutamente, di come le altre squadre siano, ma tutte le squadre di Serie A si lamentano con l'arbitro. Ora, se tutte e 20 le squadre, anzi 19, spesso, però mettiamo tutte e 20, se tutte e 20 le squadre si lamentano con l'arbitro e con gli arbitri in generale, c'è qualcosa che non va. Non è possibile che ogni volta sia colpa delle squadre, e può essere pure una volta colpa degli arbitri, no? Può essere che una volta l'arbitro prenda delle decisioni che sono errate all'interno della gara. Ce ne sono state tante quest'anno in Serie A di decisioni delicate che non sono state prese. E tu che fai? Tu riconfermi Rocchi come designatore. Cioè, Rocchi come designatore, mo qui, o quest'uomo qui è l'unico, oppure c'è qualche problema. Perché alla luce di quello che abbiamo visto a livello arbitrale quest'anno, qui c'era bisogno di andare a cambiare un sacco di cose. Perché non è possibile che in ogni gara di Serie A ci sia qualcosa che non va. Possibile che all'estero nessuno si lamenta mai?
Oh, tu vedi gli arbitri degli altri campionati, ci sta l'errore, perché non è che un arbitro non può sbagliare, può anche sbagliare, ma qui tutte le partite di tutte le squadre, cioè, ci sono degli errori. Allora devo pensare che Rocchi, nominato ancora una volta designatore, sia un uomo del potere, un uomo del palazzo, un uomo di chi comanda. Cioè, ragazzi, è palese che sia così. O vogliamo credere che sia tutto noi. Perdonatemi, ragazzi, ma Rocchi, che gli arbitri attuali in Italia sono di buon livello, secondo voi? Cioè, togli un paio di arbitri che comunque sono veramente bravi in Italia. Non faccio i nomi perché se li faccio poi mi dicono: ah, quelli sono quelli che ti piacciono, quindi adesso quando ce li ha la Juve te favoriscono perché sicuramente la Juve quando ce li ha loro sono quelli. Lasciate, non dico i nomi. Ci sono un paio di arbitri in Italia che sono veramente bravi, che infatti hanno arbitrato anche in competizioni differenti. Ma la maggior parte degli arbitri in Serie A è una banda di rincitro, proprio non sanno fare nulla. Cioè, sono proprio, faccio fatica a capire se queste persone siano effettivamente all'altezza del compito che gli viene assegnato. E che cosa fa la Serie A? Per risposta a tutto questo e per andare a modificare la situazione, a migliorare la situazione, la Serie A cosa mi fa? Mi conferma Rocchi? Cioè, tu vai a confermare come designatore delle prossime 2 stagioni, quindi altre 2 stagioni così con sto rincoglione, praticamente 2 stagioni di fila con Rocchi ancora alla guida della classe arbitrale? Porca miseria. Non sto dicendo nulla no. Di clamoroso, eh? Sto riportando la verità qual è. Siete stati contenti delle direzioni? Cioè, se giudicate gli arbitri in Serie A all'altezza? Per me no. Per me non sono all'altezza. Allora tu come fai a non pensare che sia un motivo per aiutare i soliti? Oh, cavolo, mi hanno dato 20 rigori quest'anno. Çalhanoğlu, che è un mediano, ha fatto 11-12 gol, tutti sui rigori. Possibile che i rigori, le decisioni arbitrali favorevoli vengano solo da una parte e quelle sfavorevoli da un'altra? Porca miseria, ci sarà un motivo, non può essere casuale. Non mi potete far bere la storiella che sia tutto casuale. No, voglio giocare anche io a questo gioco, cioè a fare anche io il polemico nei confronti delle altre squadre, visto che ho visto che è una strategia che piace a molti questa cosa qua. Allora, vogliamo litigare? Litighiamo. Benissimo, allora Rocchi designatore arbitrale è l'ennesimo burattino della FIGC, punto, messo lì per favorire i soliti, per evitarne la disfatta. Questo è il discorso, perché se no dopo tutto quello che quest'anno c'è stato a livello arbitrale, tu dovevi quantomeno prendere il designatore e cambiarlo, punto, prendere e cambiarlo. Come al solito non hai saputo lavorare in questo modo e quindi te ne sei altamente fregato, tant'è vero che Rocchi è ancora il designatore. Mo non mi veni a dire che è colpa nostra, non devi venire a dire adesso che noi pensiamo male, perché come si fa a non pensare male dopo una decisione del genere? Ma fammi capire, tesoro mio, ma che t'ha fatto Rocchi di clamoroso quest'anno che ha meritato la riconferma? Scusami, ma ti rendi conto che ogni gara di Serie A c'è un episodio dubbio che non viene possibile? Si parla più degli arbitri che dei giocatori. Cioè, si è arrivato a un punto in cui tu parli degli arbitri e basta, perché il calcio è governato da loro. Capito? Voi non sapete fare il vostro lavoro. Possiamo dire che non lo sanno fare? Possibile che su 10 arbitri 8 siano inadeguati? Possibile? E che quei due che sono adeguati arbitrano una volta ogni 30? Possibile che questa cosa qua è una cosa del genere? Gli arbitri di Serie A sono i peggiori della terra, perché non hanno neanche la capacità di gestire una situazione di tensione. Capito? Io credevo che col tempo sarebbero migliorati. Ho detto così, piano piano miglioreranno. Diventeranno giocatori, perdonatemi, arbitri capaci di gestire, di essere comunque all'altezza del contesto. Invece no, peggiorano di anno in anno. E però, ragazzi, peggiorano di anno in anno, ma però, cioè, o meglio, ma però non si dice in italiano, sembra. Vogliono dire la stessa cosa, quindi è un italiano scorretto da questo punto di vista, influenza dialettale, è però una situazione abbastanza delicata. È una situazione abbastanza delicata, abbastanza ridicola anche fondamentalmente parlando. Cioè, io veramente faccio fatica a capire quale sia il nesso logico di tutto questo. Quindi fatemi sapere un pochino nei commenti quali sono le vostre personali opinioni, perché da questo punto di vista comincio ad essere un pochino perplesso.
perplesso, stanco da questa cosa qua.